Buongiorno da Piercaro Lava, sono con Roberto Lasagna e Barbara Rossi, organizzatori del Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica 2018. Buongiorno. 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 Iniziamo subito dalla prima domanda. Quest'anno il Premio Ferrero giunge alla 35esima, se non sbaglio, edizione, nella cornice di un festival che prosegue il cammino di rinnovamento iniziato sulla scia della precedente edizione, ovviamente. Quali sono le novità dell'edizione 2018? Allora, ciao a tutti. Festival Adelio Ferrero, la grossa novità è che resistiamo e riscattiamo anche delle situazioni passate, giochiamo con un programma, un calendario molto molto fitto, scommettiamo su 4 sere con 4 nomi del cinema contemporaneo. Novità assoluta, abbiamo una madrina, che è Roberta Torre, che ci appoggia calorosamente, che da mesi attendiamo, che avremo ospite venerdì sera, e che ci presenta il suo nuovo film, Riccardo dall'Inferno, con Massimo Ranieri. L'altra novità è che i critici sono protagonisti più che mai, ovvero sia ogni giorno è presentato e moderato da uno o più critici. E questa è un po' forse la novità più grossa, e quindi si parte, diciamo, giovedì con sottoscritto, ma poi venerdì con Emanuela Martini, che condurrà il pomeriggio e la sera. Il sabato avremo Roy Menarini e Giulio San Giorgio, e poi la domenica Danilo Rona. Quindi, diciamo, i critici sono protagonisti a fianco agli attori e registi. E poi la novità, che poi lo è, ma solo tra virgolette, si dà forse più spazio alla contemporaneità, e quindi si guarda un pochino al futuro, ai mezzi di comunicazione non rigidamente legati al cinema, ma sappiamo che ormai un po' tutto è cinema. Certo. Bene, mi pare di capire che sta crescendo ulteriormente il festival. E Barbara, quali saranno gli ospiti e gli appuntamenti più importanti del festival? Ma un po' li ha già ricordati Roberto, e quindi io ripeto semplicemente, ecco, domani sera abbiamo proprio un grande inizio, una grande ouverture, perché c'è Marco Bechis, il regista Marco Bechis, e lui ci racconterà il suo cinema, ma non solo. Proietteremo anche Garage Olimpo, che fra i suoi film è forse quello che ha avuto più successo, e anche quello che racconta il tema più delicato e scottante, che è quello della dittatura in Argentina, e quindi il tema dei Desaparecidos. Poi parleremo anche naturalmente di tutti gli altri suoi film, e questo incontro con Bechis avrà un proseguo naturale qui al Teatro Comunale con le scuole, perché ospiteremo le scuole venerdì mattina, il 12 di ottobre, e quindi avremo proprio una masterclass con Bechis, che racconterà ai ragazzi appunto un po' come si fa il cinema, e poi racconterà naturalmente anche tutti i suoi film, in modo particolare non solo Garage Olimpo, ma anche Il rumore della memoria, in cui ha unito due temi, insomma anche due grandi tragedie della storia, che sono appunto sempre la dittatura argentina di Videla, quindi Desaparecidos, ma anche nello stesso tempo l'Olocausto. Quindi sono temi particolarmente importanti, abbiamo piacere, insomma, che i ragazzi lo possano stare ad ascoltare. Poi proseguiremo naturalmente nella giornata di venerdì, ha già ricordato Roberto, ci saranno due grandi appuntamenti, ecco, con Emanuela Martini, che è la direttrice del Torino Film Festival, e con Gianni Canova, che è il rettore dello IULM di Milano. Canova presenterà un suo saggio molto bello che riguarda la rappresentazione del potere nel cinema italiano, e che si intitola Divi, Duci, Papi, Guitti e Caimani, un titolo lungo ma veramente un argomento molto interessante. Sarà presentato da Emanuela Martini. Emanuela Martini poi sarà presente con noi anche nella serata di venerdì 12, dove avremo appunto, come ricordava Roberto, Roberta Torre, e quindi dialogherà con lei. Per, diciamo, gli appuntamenti successivi lascerei la parola al mio compagno di viaggio, quindi per il sabato e la domenica. Difatti passiamo alla terza domanda, che è: la serata di apertura del festival prevede un incontro con il regista Marco Bechis dal titolo Il futuro della memoria. Come si svolgerà questo primo appuntamento e quale sarà il tema della discussione? Allora, in breve sarà una serata in due tempi, una prima parte dedicata al racconto con gli ospiti. A fianco a Marco Bechis avremo Caterina Giargia, che è l'art director dei suoi film, ha curato i costumi di Garage Olimpo piuttosto che della Terra degli Uomini Rossi. Mentre per quanto riguarda l'altro ospite della serata dell'incontro con Bechis, Giargia, l'ospite è Andrea Pogliano, che è un sociologo della comunicazione, e che con noi racconterà alcuni dei temi del cinema di Bechis.
La seconda parte della serata sarà dedicata alla proiezione con il pubblico di Garage Olimpo, film del 99 che ogni volta che lo si rivede ti dà quel senso di film appena realizzato e necessario. E quindi racconteremo un po' il discorso che è nella traccia del titolo, Il futuro della memoria. Ricordare cosa significa e come può essere ancora possibile. Bene, Barbara, nel programma del festival notiamo anche molte iniziative che si rivolgono ad un pubblico giovane, questo è importantissimo di questi tempi soprattutto. Quali saranno le principali? Ma diciamo che partiamo proprio da quello che è il nucleo del nostro festival, ma anche del premio, cioè il premio Ferrero, e quindi il riuscire a premiare la creatività dei giovani nel campo della critica cinematografica. Quindi la prima cosa, questa è una tradizione che però si rinnova nel corso del tempo e che quindi noi cerchiamo di portare avanti. Quindi ricordo naturalmente questo appuntamento perché premieremo domenica sera i ragazzi vincitori di questa edizione del premio Ferrero. Poi ricordo anche un contest importante che è patrocinato dall'Alessandria Film Festival che collabora con noi ogni anno qui e quindi ricordo il Filming Alessandria che è un contest particolare di regia per cui saranno coinvolti moltissimi giovani videomaker. Il tema è Alessandria il lavoro, quindi un tema di stretta e stringente attualità e quindi ci saranno delle premiazioni nel pomeriggio di domenica anche per questo contest. Quindi due momenti veramente importanti dedicati ai giovani. Abbiamo già ricordato prima l'incontro con Marco Bechis per le scuole. Ricorderei anche poi un evento off, il nostro unico evento off di quest'anno, che è quello col professor Umberto Mosca, che è film educator dell'Università di Torino. Avverrà il 9 di novembre, quindi chiuderemo idealmente, ecco, tutto il nostro percorso di quest'anno del festival e il professor Mosca appunto proporrà un workshop per giovani, per studenti, per appassionati di cinema in erba, diciamo così, soprattutto per gli studenti delle scuole superiori e racconteremo e racconterà, ecco, come si fa la critica cinematografica sul web, quindi anche con gli strumenti digitali, ma il tema conduttore, il fil rouge, ecco, di questo workshop sarà proprio il nostro festival. Perfetto. Prima di arrivare alla domanda conclusiva, quale sarà il motivo conduttore in specifico del festival e il messaggio che si vuole lanciare con questa edizione? Allora, è nascosto, per cui invitiamo le persone a essere presenti a scovarlo e a trovarlo. Noi possiamo dare delle tracce. Ci sono dei personaggi che sono dei veri protagonisti del cinema e della storia del cinema italiano. Mario Bava, che viene omaggiato la sera di sabato con la proiezione di Diabolik, che è un film appunto del 68, quindi il 68. 68 che ritorna poi la domenica Guarda sera caso. con i 50 anni anche di 2001 Odissea dello spazio. Sonorizzato elettronicamente da Massimo Carrentini dal Conservatorio Vivaldi di Alessandria e in qualche modo non abbiamo solo i film, abbiamo anche alcune persone che hanno preso parte ai film. Allora avremo Lamberto Bava che è stato giovanissimo, 16 anni sul set a fianco del padre sul set di Diabolik e quindi avremo un appuntamento dedicato a Lamberto Bava nel pomeriggio di sabato e alla sera uno dedicato proprio a Diabolik con tavola rotonda e proiezione del film. E lo stesso avverrà la domenica sera con Stanley Kubrick, dove omaggeremo quello che viene chiamato il più grande film mai realizzato, ovvero sia Napoleon. Film che è stato per lunghi anni un fantasma per il regista che ha cercato di realizzarlo e poi non ci è riuscito, ma ci sono stati tanti avvii e esiste un lungo, poderoso libro di 800 pagine che raccoglie materiali a elevata densità di lavorazione del film e ne parleremo con vari spunti, con esperti kubrickiani la domenica sera. Sì. Ecco, io vorrei solo ricordare in tema di omaggi, appunto, come diceva Roberto, che il sabato pomeriggio avremo anche un omaggio particolare, un ricordo di Giorgio Faletti, verrà a trovarci la moglie Roberta Bellesini, che è anche direttrice della Biblioteca Astense. Parleremo di passato, ma anche e soprattutto con lei di futuro, perché ci sono molti progetti cinematografici che Faletti ha lasciato e quindi Roberta ci parlerà anche di questo. Molto bene. Avremo un altro importante cineasta che è Maurizio Michetti, che sarà Beh, l'abbiamo lasciato per protagonista. ultimo, ma non è buon ultimo. Dulcis in fundo. Ecco, per finire proprio, scusate, quale sarà l'obiettivo che vi augurate di raggiungere alla fine di questa edizione del festival? Beh, io considero un festival sempre un punto di partenza per
per cui più che un obiettivo, realizzare il festival potrebbe già sembrare un obiettivo in questo momento storico, dove protagonisti sono figure di eccellenza e nello stesso tempo, con tutto rispetto, dei desaparecidos qualche volta della cultura, che non sono stati magari adeguatamente valorizzati. Che cerchiamo di valorizzare anche con dei premi, perché c'è il premio Ferrero che è il concorso per i giovani critici, ma ci sono anche dei premi dati a protagonisti del cinema e della cultura. Quest'anno ce ne saranno, come gli altri anni, tra l'altro, diversi, quindi non li scopriamo prima, anche se alcuni sospetti si possono avere. L'obiettivo è di poter continuare sempre di più a riscoprire e rendere a tutti cosciente il fatto che queste persone che riscopriamo in realtà sono protagonisti e lo sappiamo, insomma. Tanti film, non so, tipo di Lamberto Bava, anche televisivi, sono film che i giovani conoscono, e lo stesso vale per altri nomi che ospitiamo. Ah, io direi da parte mia costruire un ponte culturale fra il passato e il futuro, e mi riallaccio un po' al discorso che ha fatto adesso Roberto. Quindi riscoprire anche non solo la bellezza del cinema, che è sempre valida, no? Che è un piacere, un divertimento, ma anche una forma culturale importante, universale, ma anche l'importanza della critica, cioè non solo vedere il cinema, ma anche saperlo raccontare, saperlo criticare. Ecco, questo è uno degli obiettivi che mi piacerebbe man mano nel corso del tempo se riuscisse a realizzare, anche attraverso appunto un ponte fra le generazioni, cioè la vecchia critica e la nuova critica. Magari la critica che non si scrive più, che non appare più sulla rubrica della stampa, dei giornali, però appare per esempio sul web. Ecco, questo è uno degli obiettivi, perché secondo me la critica non è morta, insomma, come qualcuno dice, ma in realtà sta subendo soltanto una Una trasformazione, trasformazione. un passaggio. Poi, ecco, a livello strettamente locale, mi piacerebbe proprio che i luoghi del festival, e in modo particolare questo teatro, il Teatro Comunale di Alessandria, ritornassero a essere, ritornasse a essere per questi giorni, insomma, di festival, un crocevia culturale, quindi un luogo di incontri, un luogo stimolante, un luogo dove le persone possono veramente stare insieme e abbiano un'offerta culturale ricca e, insomma, soddisfacente per tutti. Certo. Una battuta, 1978-2018, sono 40 anni di ricorrenza di Adelio Ferrero e del premio Ferrero. E questo veramente è la cosa più importante. Se posso concludere con un commento, credo che se ci fosse un Nobel in Italia, voi come organizzatore del Festival del Ferrero e pochi altri dovreste essere candidati, considerando che nel nostro paese è l'ultimo per investimenti in cultura e in istruzione in Europa. Ne Ecco, avevamo il sospetto, e in istruzione siamo i quintultimi nel mondo. Quindi, ma noi complimenti veniamo e giù. in bocca al lupo al Festival del Ferrero, certo. Grazie, buon divertimento. Grazie.